Questo è uno dei momenti in cui avrei sempre voluto assistere. La costata la mettiamo nella cera d'api. Faremo 3-4 su e giù. Dobbiamo perché tu la immergi. Esatto. E poi aspetti che si fredda. Aspettiamo che si fredda un attimo. Adesso facciamo un'altra immersione e poi entriamo anche comunque nell'abbattitore. Andiamo a romperlo come un ovetto proprio. È vero, sembra l'ovetto Kinder, sembra. Guarda qui. Vieni, guarda che ci abbiamo lì, vai in Spagna, in frullatura dal 6 febbraio, scendi, guarda qui sempre una selezione spagnola che frolla dal 9 di febbraio, qui c'è della carne che frolla avvolta in una corteccia di fieno e grasso del manzo che è stato a sua volta frollato. Avete visto qui che bombe, che frollatura, che bistecche, che esperimenti, cose meravigliose. Io sono a Bologna, all'antica trattoria del Reno, il ristorante di questo signore Michele. Enrico, grande amico di Braccemi Ancora, grande ristoratore, grande chef. Tu da 5 anni hai deciso che vuoi frollare la carne in modo sicuramente alternativo. Esatto. A mio avviso questo signore ci sta riuscendo. Te lo dico, guarda, secondo me sei tra i 3 migliori ristoranti per quanto riguarda l'approccio alla frullatura della carne. Chi sono gli altri 2, se lo volete sapere, dovrete continuare a seguirci, ragazzi. E ti sei messo a fare tutte queste sperimentazioni. Esatto. Oggi però questo video è interamente dedicato ad un tipo di frullatura insolita che in Italia si vede pochissime volte, anzi io non l'ho mai vista in un ristorante, che è la frollatura cera d'api. In cera d'api, la frollatura in cera d'api, che tu dici che è la frollatura in cera d'api, ve lo spieghiamo, ragazzi, in questo video. Quanto studio c'è dietro a questa preparazione? Ah, ormai un paio d'anni che ci studiamo dietro. Non saremo solo io e Enrico ad assaggiare la carne frollata nella cera d'api, ma ci sarà pure Paola, grande amica di Braccemi Ancora, grande chef, anche del grande appassionato di carni frollate. Sì. Io mi ricordo che nei tuoi ristoranti tu hai sempre lavorato carni frollate. Sì, sempre. Hai mai assaggiato carne frollata nella cera d'api? No, mai. Questa è sicuro un'innovazione all'interno, quindi, della frullatura delle carni. Quindi, ragazzi, avete capito, sì, che papille gustative con cui, diciamo, che ho chiamato a raccolta, no? Per fare questo test. Perché quando fate questo tipo di preparazione, questo tipo di frullature, dovete ricordarvi che dovete scegliere il top del top per quanto riguarda la materia prima. Quindi adesso direzione apicoltore. Apicoltore, mamma. Via! Noi siamo arrivati in località Argelato, provincia di Bologna, a praticamente 30 minuti d'auto dal centro di Bologna, da questo apicoltore. Il Borgo del Miele si chiama l'azienda. Allora, Enrico, tu te sei scelto questo apicoltore tra tanti che potevi scegliere perché ti ha ispirato una fiducia particolare. Biologico, bella zona, un bel ambiente. Però, ragazzi, la cosa bella dell'approccio che c'è Enrico è che ogni singolo grammo di ogni singolo ingrediente che entra nel suo ristorante ha una ricerca al limite dell'umano. In questo te va dato atto, sei molto molto bravo. Tu l'hai mai visto un apicoltore da vicino? No. E ora te lo presento. Okay. Allora, l'apicoltore è lui, Andrea, di mestiere apicoltore, sei il titolare di questa azienda. Sì. Allora, noi ti chiediamo, Enrico è uno dei pochi in Italia che utilizza la cera d'api per fare delle preparazioni, diciamo, molto intriganti sul fronte carne. Allora ti chiedo, conducici, facci fare tutto il percorso per vedere come nasce la cera d'api che utilizza Enrico. Perfetto. Tu fai questo lavoro da quanto? Ormai sono 15 anni. 15 anni, quindi qualcosa avrà imparato, no? Si suppone, ok? Ahimè. E quante api hai? Abbiamo un 350 alveari, ogni alveare contiene 50.000 api, quindi okay. Lascio a te il conto. Vabbè, poi facciamo qualche milione di api. Perfetto, come sono come operai, vanno bene? Sì, sì, sì. Hai problemi con i sindacati? No, direi no, di non rompono i coglioni loro. No, perfetto, bene, viva le api, ragazzi. Differenza tra la cera d'api e il miele? Il miele per noi è quello che noi vendiamo, sì, ai consumatori, ed è un alimento. Ok. La cera d'api è qualche cosa che le api usano per vivere, sì, ed è il contenitore del miele. Perfetto, ok. E poi ci sono anche altri utilizzi nella cosmesi. Utilizzi farmaceutici, ci sono tantissimi utilizzi per la cera d'api, fino ad arrivare alle candele in cera d'api. Quindi, ragazzi, se volete acquistare la cera d'api, tutti i body andate su Amazon, ma su Amazon arriva una cera d'api cheap. La cera d'api bio, seria, è quella che produce Andrea. Allora, ora andiamo dalle api. Sì, però ci dobbiamo vestire. Sì, sennò rischiamo il bubone. Come volete voi. Vai, vestiamoci. Ragazzi, intanto vi faccio vedere una cosa. Andrea, per calmare le api, che utilizzi? Il fumo. Del fumo. Come per i cristiani. Sì. Tu li fai fumare e la gente si tranquillizza. Grosso modo. Però è un ok, vai, tu gli spari il fumo addosso. Gli diamo un po' di fumo perché loro pensano che ci sia un incendio. Sì. E quindi si calmano, vanno a prendere del miele pensando di dover scappare. Ah, ok. Loro sono convinte di essere in una foresta e quindi c'è del fuoco e devono scappare. Perfetto. Eccolo qua.
Sono in piena fase operativa? Adesso siamo nella fase in cui hanno già prodotto il miele. Okay. In realtà una parte noi la preleviamo, stando attenti a non togliere quello che gli servirà per vivere durante l'inverno. Quindi è uno scambio tra noi e loro. Questo si chiama telaino e questo è un telaino completamente riempito di miele. E questa parte, vedi che la vedi più bianca, questa è cera d'api. Ok, perfetto. Questa è la famosa cera che poi utilizza Enrico. Questo si chiama nido. Sì. Questa parte che vedi sopra più piccola si chiama melario. Ah, il melario? Il melario è il loro magazzino, loro e nostro. Benissimo. Perché lì noi. Quindi il melario è in condivisione. Diciamo. Il nido è tutto loro. Il nido è. C'è questo patto tacito. Assolutamente, là sotto noi non ci andiamo ed è tutto loro. Prendiamo il di più. Il di più, benissimo. Che dalle arnie adesso ci trasferiamo all'interno. Dove ci fa vedere come si tira fuori la cera d'api. Tutto chiaro, no? Bellissimo. Perfetto. Grande rispetto per le api. Ci siamo trasferiti in laboratorio perché adesso accendiamo questa macchina che serve a separare la cera dal miele. Questi sono identici ai telai che abbiamo visto prima, con la differenza che ci abbiamo tolto le api. Questo è un telaino pieno di miele chiuso con della cera. Sì. Questi si chiamano opercoli. Quando il miele è maturo, le api lo chiudono, come fosse il tappo di un vasetto. Fanno tutto loro. Noi non facciamo nulla, fanno tutto loro. Si chiama disopercolatrice perché è disopercola. Dillo 5 volte veloce. Disopercolatrice. E si accenda la disopercola, quella cosa là. Vedete che sta tagliando il tappo della cera. Toglie il tappo della cera. Quel telaino è pronto per essere estratto. Ragazzi, il sogno della mia vita, prendere il miele, mamma mia, direttamente dalla fabbrica del miele. Non so se siete amanti del genere, io impazzisco per il miele, soprattutto quello artigianale. Qua ci sta proprio un mortacci quanto è buono. Uno spettacolo, spettacolo. Poi c'è la terza e ultima fase, da quanto ho capito un'ulteriore divisione tra il miele e la cera d'api. E il prodotto che si ottiene è questo. Questo è già un ricciolo, possiamo dire, di cera. Ok. Non c'è dentro nient'altro. L'ultimo passaggio è proprio questo. Strizzare, torchiare la cera che è ancora mista del miele, in modo che il miele che rimane lo rimettiamo insieme al miele, perché è miele assolutamente genuino, e la cera che viene a questo punto asciugata e strizzata. Però va fatto un ulteriore passaggio. Bene, trasferiamoci al locale attiguo che prosegue il meraviglioso mondo della cera d'api. Il terzo passaggio praticamente prevede che quella cera sporca, diciamo grezza, che avevo tra le mani finisce in una caldaia che è un processo di 8 ore. Quanto dura? Ma una notte circa. Una notte intera, quindi ragazzi è abbastanza lungo come processo, lo saltiamo. Fonde la cera d'api. La coliamo in degli stampi in cui facciamo queste forme. La tua cera d'api finisce direttamente all'antica trattoria del Reno per le nostre preparazioni con la carne. Bello ragazzi, bel viaggio emozionante. Però adesso è ora di tornare al ristorante perché dobbiamo coprire la carne con la tua cera d'api. Ok, bene, poi ti dico com'è. Tu l'hai mangiata? Ancora no. E che aspetti? Stai vicino, stai. Ma io smetto quando finisco di lavorare. Vabbè, lavori troppo, fa lavorare le api, no? Aspetto importante ragazzi che dobbiamo sottolineare, scusate mi ero dimenticato, che la nostra visita qui da Andrea finisce con l'acquisto di, quanti sono? Sono 5 kg circa di cera. Quanto sta al chilo la tua cera? 30 euro al chilo. Domanda, perché se io vado su Amazon mi arriva una cera più economica? Questa è cera biologica certificata, dove c'è un controllo del prodotto e dove noi assolutamente non possiamo utilizzare nessun prodotto chimico per la cura delle api che possa mettere residui nella cera. Ok, quindi tu, mi ricordo, tu avevi già fatto nei tuoi esperimenti una frullatura con la cera d'api presa, ragazzi, brutalmente su Amazon. Disastro, ma il risultato fu schifoso. Esatto. Perché fu schifoso il risultato? Il rischio può essere che cera non controllata, uno, contenga residui anche pericolosi per la salute umana, e secondo, che sia, come si dice, tagliata con della paraffina per abbattere i costi e che quindi non sia pura, perde sapore e non è cera d'api. Chi è Paola? Piede sti 5 kg e almeno fai qualcosa. Andiamo ragazzi al ristorante che si inizia la preparazione. Let's go! Praticamente questo potrebbe essere un candelone, se ci mettessero uno stoppino sarebbe una candela. Adesso la spacchiamo, martello, la dividiamo a pezzetti per poi andarcela a sciogliere. E dai, spacchiamo.
Senti qua! Bam! Partito un odore, boom, super intenso! E adesso andiamo, buttiamo dentro, che andiamo a sciogliercelo. Ok. Sciogliamo a bagnomaria così. Bagnomaria? Modo migliore? Bagnomaria, che così non si rischia che si bruci sotto, sta anche nulla. Bagnomaria, vai! Devo dire la verità, non pensavo ci fosse tanto lavoro dietro ad una, tra virgolette, semplice, che però non è semplice, bardatura nella cera d'api. Andiamo adesso a immergere questi prodotti nella cera d'api. Noi bardiamo una costata e un filetto. E facciamo due prodotti. Fanno un altro anche centrale. Così? Sì, benissimo. Bene. Facci vedere come cali e come bardi. Questo è uno dei momenti in cui avrei sempre voluto assistere, però me lo devi far piano sta cosa, no? Perché adesso noi la costata la mettiamo nella cera d'api e sono proprio curioso di vedere come va. Dai, va, facci vedere. Uno, quanti su e giù fai, Eri? Faremo 3-4 su e giù. Perché tu la immergi, esatto, e poi aspetti che si fredda. Aspettiamo, giusto? Che si fredda un attimo, adesso facciamo un'altra immersione, poi entriamo anche comunque nell'abbattitore, okay, per dargli modo di non scaldarsi poi troppo anche la carne. Ah, è vero, perché il rischio è che la carne si coce. Enrico, la tecnica corretta è fare una doppia immersione, abbattitore, esatto, e dopodiché un'altra immersione. Le immersioni all'abbattimento, okay, perché così si raffredda il prodotto, non surriscaldiamo troppo il prodotto all'interno. E la crosta viene meglio. E piano piano si formerà la crosta. L'ultimo passaggio lo faremo poi versando un po' di cera dove sono stati messi i ganci. Questo è il prodotto finito, esatto, come deve comparire dopo che è stato immerso, tirato fuori, abbattitore, immerso, abbattitore, rimerge, abbattitore, e adesso se ne vanno dentro la costatina, adesso la mettiamo dentro il mitico, e questi, questi sono i due filettini. La nostra carne bardata nella cera d'api riposa nel mitico, il nostro armadio per frullare, noi ci rivediamo tra un 30 giorni. Perfetto. Per vedere il risultato. Bene, ragazzi, ci vediamo fra 30 giorni. Ciao. Sono passati 33 giorni per la precisione, ho ricostituito il trio iniziale. Ciao Paola, che hai fatto in questi ultimi 33 giorni? Fatti gli affari tuoi. Benissimo, perfetto. Tu invece sei stato qua. Anche lei ha lavorato. Sì. Solo mi prendo in giro. Brutta notizia. Enrico, non ci fa aprire la costata perché secondo te ci vogliono altri 30 giorni. Facciamo ancora, esatto. Ok, quindi la costata rimane là, porella. Mi sarebbe piaciuto assaggiare la costata, invece possiamo dedicarci al filetto. Al filettino. Allora, innanzitutto la cera un po' scurita, sì, giusto, e poi ci sono state qualche fuoriuscita, no? Sì, ha buttato fuori soprattutto dove avevamo infilato il laghetto dove si sono formate delle micro crepine, ok, c'è stato questo fuoriuscita di liquidi che però comunque essendo nella vetrina apposta per il dry age comunque ci aiutano, non creano nessun problema, ok, insomma. Io non ve l'avevo detto all'inizio ragazzi, ma abbiamo utilizzato dei filetti di Masuria, ok, sei una, esatto, selezione razza che proviene dalla Polonia, okay, regione a nord della Polonia, regione dei laghi, e qua analisi visiva. Andiamo a romperlo come un ovetto proprio. È vero, sembra l'ovetto Kinder, sembra. Guarda qui. Che figata, ragazzi. Allora, ha cambiato colore. Sì. È rimasta umida. Sì. Ciao. Che sia di frollatura che poi sì, alla fine si sente anche un po' di miele, un retrogusto che di mieloso, cioè, sì, che era quell'odore che originariamente avevamo sentito nella forma di cera che è stata rotta con la mannaia, esatto. Guardate ragazzi, si vede che ha frullato da queste leggerissime ossidazioni, vedete, si vede che ha frullato, probabilmente c'erano delle crepe, esatto, che hanno fatto, queste sono dovute alle crepe. In questo caso a livello visivo, a differenza della frollatura in dry aging, sì, qua vedi la perdita di peso non c'è così come c'è nella dry, vedi, rimane anche il, sì, peso, sì, stabile, sì, no? Perché la cera la protegge. Battuta?
battutina. Vai, adesso apriamo l'altro, così andiamo a cucinarle tutte e due. Dai, e dai. Vediamo. No, bello. E si vede un pizzico di ossidazione. Qua si vede un po' stolatino qua. Però che è solo lì, capito? Esatto. Basterà, ragazzi, pulire queste parti esterne, ma molto marginali, parliamo forse del 5% dell'intero filetto, e il filetto è pronto per essere cucinato, mangiato e sì, assaggiato, certo. Fantastico. Assaggiarla così pure. Buono. Si sente il retrogusto di miele, la consistenza è buona, non è sfaldata e la carne è compatta, allo stesso tempo è umida. Battuta, buona. Carpaccio. Ci sta. È perfetta. Ragazzi, vi risparmio la preparazione della battuta, ma questo è il piatto finale, quello che arriva a chi vuole avere questa esperienza gastronomica. Enrico, descrivimela un po'. Abbiamo fatto la battuta appunto con su un'insalatina di cicoria e lattughina. Sì. C'è questa cialdina che abbiamo fatto a forma d'api per richiamare appunto il discorso della frollatura nella cera d'api, e in più c'è questo polline disidratato messo sopra pioggia. Questo è il polline disidratato, bel piatto. Bello. Andiamo all'assaggio? All'assaggio! Vai, va! Che fantastica sorpresa, si può dire? Che meravigliosa sorpresa gastronomica! Cazzarola, una roba del genere io ammetto di non averla mai mangiata. In questo momento, ragazzi, il mio cervello sta cercando di decifrare quello che mi sto mangiando, però vedete, dovete gustare il sorriso di Paola, che quando mangia qualcosa che gli piace, gli scoppia un sorriso. Te sta a piacere, eh? Buona. Te sta a piacere. Buona, poi l'abbinamento pure. Il silenzio, pure. Sì, la bocca piena tutti. Buono. Te convince? Sì. La sta battuta, ragazzi, è convincentissima, molto divertente, simpatica, c'è il sapore del miele, si sente che c'ha qualcosa di diverso, e poi passiamo al cotto. E questo è il filetto. Ci avviciniamo alle battute finali della nostra esperienza, mi sembra. Si fa così per la cottura. Ah, si fa così? Sì. Blowing. Così si fa. Allora, ragazzi, si fa così, poi le dita si prendono e si leccano e si taglia. Voglio sapere se ritrovo quel sapore dolce e piacevole anche nella cottura. Bravo, mi piace questa cottura al sangue. Allora, questa è una cottura perfetta, vedi? Sì, sì. C'è il calore al centro. Cioè, io ripeto sempre, carne fredda mandatela indietro perché non è al sangue ma è cruda. Allora, la frullatura è uscita perfetta. Non c'ha un difetto sta carne. La cottura è perfetta. C'è stato delicato nella cottura. Si avverte ancora il sentore dolce della cera d'api, ma meno rispetto alla carne cruda. Secondo me perché poi con la brace tutto viene poi coperto da altri sentori. Il sapore è molto delicato, e poi tra l'altro una cosa che ho notato, che più che il sapore, il profumo di questa carne, esatto. No? Che è frullata così, che ti dà il sapore assaggiandola, questo lo perde ovviamente con la brace. Se avete un palato ultra sensibile, molto 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 raffinato, ordinate la carne frullata in cera d'api e fatevela anche grigliare. Se invece siete alle prime armi, ai primi passi, il vostro palato ancora non è molto molto allenato, rischiate di non carpire la delicatezza e la raffinatezza di questa carne, mentre invece sulla carne cruda, sulla battuta che mi hai fatto lì, ragazzi, è evidente, c'è proprio si sente che state mangiando un'altra cosa. Scusa Enrico, allora, se io cliente vengo qua e ti chiedo la battuta di carne frullata in cera d'api, quanto mi viene? Siamo sui 22 euro, pure troppo poco? Sono onestissimo, considerato che è un'innovazione che la fa solamente lui e che dietro c'è uno studio di anni. Enrico, invece, se io prendo una porzione di filetto frullato nella cera d'api? 30 euro, sono 250 grammi con il contorno, che in questo caso non abbiamo messo perché abbiamo fatto una degustazione. 30 euro, 250 grammi di carne frullata nella cera d'api, e avete visto la mole di lavoro che c'è dietro. Secondo me 30 euro sono anche troppo pochi. Siamo arrivati alle battute conclusive. Sì. Giudizio su Enrico, giudizio su quello che abbiamo assaggiato, giudizio sulla trattoria del Reno da una chef come te. Approvato al 100% perché c'è una passione, tutta la squadra lavora tantissimo, c'è una ricerca, e poi questo è un prodotto che si segue per giorni e giorni costantemente, e poi anche nell'assaggio è il risultato che funziona alla grande, quindi c'è lo studio, che poi il risultato è anche
visibilmente fattivo e ottimo anche l'assaggio. Mille punti Enrico, il consiglio che vi do è di mettere il navigatore qua all'antica trattoria del Reno per venire ad assaggiare le preparazioni che Federico non ne fa solo la frullatura nella cera d'api, ne fa tante, venite ragazzi a trovarlo, deve diventare una vostra tappa fissa. Credo di avervi detto tutto, video lungo ma andava raccontato questo meraviglioso mondo, un abbraccio ragazzi e che la brace sia con voi. Ah Paola, scusa, torni a trovarmi nei prossimi video? Vediamo. Oh, questa se la tira, se la tira, se la tira!